Ma questa domanda è ricorrente, ma è un po' uno slogan, perché la denominazione Bossi-Fini riguarda storicamente una parziale modifica che fu fatta del testo originario, del testo unico delle leggi dell'immigrazione, che assumeva all'inizio la denominazione di turco-napolitano, questo ricordiamolo sempre. Quindi ogni intervento che noi ci ripromettiamo di fare, che abbiamo già fatto come governo, incide su quel testo unico, che poi lo si voglia ritenere come modifica della turco-napolitano, come della Bossi-Fini o come dei decreti Salvini che furono fatti all'epoca, lascio a voi la denominazione. Quindi quando lei mi dice il testo unico è molto ampio, come ha fatto notare il ministro Nordio, ormai è un corpo di norme anche visibilmente, insomma nei testi che lo racchiudono, molto corposo, ed è stato oggetto negli anni di modificazioni, integrazioni, quindi la denominazione non ci appassiona, non ci riguarda. Adesso io non so se lei si riferiva a qualche cosa in particolare della Bossi-Fini, ma comunque le modifiche che stiamo facendo vanno in direzioni di aggiornamento di un quadro normativo che deve andare sempre di più nella direzione di favorire gli ingressi regolari e il più possibile creare meccanismi sanzionatori degli ingressi regolari attraverso un incremento dei meccanismi espulsivi e quant'altro. Quindi questo è un po' quello che noi ci riprometteremo di fare. Poi lascio a lei un po' la deduzione se si tratta della modifica di uno o dell'altra denominazione della legge.